Un giorno un consumatore mi ha espresso la sua contrarietà al consumare Wurstel, perché si diceva convinto che l'industria fosse in grado di mettere in questo prodotto anche le ossa degli animali. Questo signore faceva il chimico e aveva analizzato il prodotto trovando del calcio. In realtà quel calcio non viene dalle ossa, ma viene da un ingrediente di questi prodotti che è il latte magro in polvere e che, come tutto il latte, contiene del calcio. Se noi infatti andiamo a vedere il banco di macelleria delle carni di pollame, ci balza subito all'occhio che gran parte della superficie è coperta dai petti di pollo. E il petto di pollo, effettivamente, è quello che prende più dell'80% del mercato di questo prodotto. Infatti la massaia compra molto volentieri una fettina di carne che sia facile da lavorare, preparata immediatamente con tempi molto brevi di cottura. È ovvio che per tutto il resto del pollame che non viene utilizzato bisogna trovare qualche altro utilizzo. E difatti ali, cosce, sovracosce sono tutti prodotti che o vengono, diciamo, lavorati e presentati alla massaia in modo che i tempi di cottura siano molto brevi, oppure finiscono tutti quanti, ed è carne ottima perché vi ricordo che la carne adesa all'osso è quella più buona, vengono tutti quanti utilizzati in una innumerevole quantità di preparati quali Wurstel, le preparazioni a base carne, i preparati di carne fresca, che ovviamente trattandosi di carni macinate hanno dei tempi di utilizzo molto brevi e soprattutto hanno la necessità di essere trasportati e conservati a temperature corrette, quindi vicino agli 0 gradi. Vi ricordiamo come portare a casa questi prodotti è, diciamo, fondamentale utilizzare la borsina termica che permette di mantenere la famosa catena del freddo.